Salve gli amici di YouTube, oggi stavo facendo un po' di quei lavori che, come già detto altre volte, si fanno o per aggiustare utensili e cose che si rompono, oppure di crearne degli altri quando ci si accorge lavorando che magari manca, in questo caso, un ferro per piegare. So, tondini, tubi e quant'altro, anche se ne avevo fatti alcuni, sempre per piattine e via dicendo, di varie grandezze, poi magari manca una grandezza, non c'è, e allora ecco quando c'è un po' di tempo per dedicarci, vengono fatte, ecco. Allora qui vediamo questi, che sono quelli classici. A forchetta questi qui, che sono anche quelli da cantiere per piegare i tondini per cemento armato e via dicendo, oppure questi montati su cuscinetti per fare piegature con una base apposita per piegare tubi che già abbiamo visto, oppure questo uguale per piegare delle piattine in modo molto angolato, che pure abbiamo visto e ho fatto un video. O magari questa qui per piegare tubi più grandi, tubi dell'acqua da tre quarti che sono grandi. Questo è massiccio, è ferro da 1 cm e poi quelli già sono lunghi abbastanza. Mentre questo, essendo un tubo grande, poi ci si può infilare un pezzo di tubo innocenti e fare grande forza, ecco. Poi ce ne sono altri che non sto qui adesso a farli vedere tutti, già li ho fatti vedere. Allora oggi pensavo di farne uno che manca una misura e utilizzerò una vecchia chiave come questa qui, ormai in disuso, che è una chiave 17-19, che è molto robusta, sono quelle di una volta, e un semiasse di un'automobile. Vedete che qui io già l'avevo fatto utilizzando la stessa testa del semiasse tagliata in questo modo e saldata. Ora la farò su tutte e due i lati, addrizzerò questa dandogli lo stesso verso di quest'altra e questa taglierò qui la chiave levando il manico e la salderò qui e mi consentirà di fare un diametro che mi mancava. Io ho il 10, ho il 12, ho il 14, ma questo qui invece è un 17 e non l'avevo. Quindi adesso inizio a prepararla, condividerò con voi questo lavoretto e quindi se vi interessa potete seguirlo. Andiamo.
Ecco, qui abbiamo tagliato per addrizzarlo. Ora questo andrà in questa direzione qui. Mentre quest'altro andrà in questa direzione qui. Così. Preparo con la molla gli alloggiamenti e poi saldo.
Eccolo qui. Adesso facciamo l'altro. Lo dobbiamo distanziare perché è un po' più largo l'altro. Cambiamo elettrodo. Thank you.
Eccolo qui. Ora aspettiamo che si fredda. Ora si è quasi freddato. Darò una pulita con la spazzola e poi vedremo come funziona. Eccolo. Forse qualcuno dirà perché ho lasciato questo foro, oppure che questa testa qui la potevo fare qui, ma qui c'era meno metallo, era più debole. E poi questo foro mi serve per attaccarla a un chiodo per essere a portata di mano. Poi si potrebbe verniciare, ma io non lo vernicio, perché questi utensili qui si verniciano, per così dire, da soli, usandoli, essendo sempre stretti con le mani a modo forte. La vernice che prendono è quella dell'olio, del grasso che è sulle mani, del sudore, e quindi, come tutti gli utensili da lavoro, questi qui per far forza, diciamo che si proteggono da soli, via. Ora vediamo qualche piegatura. Per esempio, possiamo prendere un tondino, questo è un pezzo di tondino già ritorto, che proviamo a drizzarlo invece che piegarlo, poi casomai vediamo che per piegarlo. Questo è una misura inferiore a quello che ho fatto io, quindi la chiave sua per farlo già ce l'avevo, ma va bene anche questa qui. Mentre per quelli più grandi, questa adesso è la lunghezza del semiasse, ma essendo molto robusto, lui può essere allungato con un pezzo di tubo innocenti, naturalmente, e fare una grande forza. Potrebbe essere anche un pezzo di 1 metro, 1 metro e mezzo, e quindi la leva diventa fortissima. Il suo funzionamento è quello di metterlo in questa posizione qui, se adesso lo vado ad addrizzare, e farà molta meno forza, si farà molta meno forza nella spinta che se noi prendessimo anche un tubo messo così per cercare di addrizzarlo, di piegarlo. Ecco, in questo modo qui è la leva che consente la minore forza possibile, perché lui, agganciandolo qui, lo torce tra una punta e l'altra, quindi si farà leva da solo in questo modo qui. Se avessi usato il tubo, lo sforzo sarebbe stato almeno 3 volte tanto. Poi, se abbiamo un pezzo corto e lo vogliamo fare con un tubo, beh, in quel caso serve che sia un tubo preciso al diametro, e poi che sia molto robusto, perché altrimenti il tubo si aprirebbe, si allarga, mentre in questo modo qui noi possiamo fare uno sforzo e piegare anche un piccolo pezzetto come questo. Posto che adesso è più grande e quindi ha il massimo del gioco, andrebbe fatto con uno più stretto, quello che ho fatto vedere prima. Comunque vediamo adesso come reagisce questo. Trovo
la posizione della telecamera per farlo vedere meglio. Ecco, ora supponiamo che io debba piegare questo a 45 gradi. Ecco, lo sforzo sarà molto minore e la piegatura è molto accentuata. Questo modo qui. Possiamo prendere il pezzetto che ci occorre piegare, mentre con un tubo lui piegherà sempre dall'attacco in poi, non sarà preciso come questo. Vedete, io qui ho la curva e sto sopra il punto di stretta. Se io lo inserisco qui, lui piegherà qui e non sul punto di stretta. Ecco. Vediamo che lo riporta dritto a dove era piegato. Adesso in esempio ho preso un pezzo di tubo da 3/8 dell'acqua. Ora vale per l'esempio, non che con questo lo possiamo usare per i tubi dell'acqua, ma se fosse un tubo per fare altri lavori, sì. Allora vediamo, addrizzando questo allungherò la leva avvalendomi del tubo, come detto prima, posizionato in questo modo qui. Vediamo se devo girare, perché di là in troppo. Vediamo con facilità che il tubo si riaddrizza. Se io andassi a piegare questo tubo qui, lui naturalmente si rovina. Appunto, l'esempio non è per quelli dell'acqua, ma è per tondini più grandi o altri tubi. Ecco, vediamo che lavoro fa lui. Se io adesso piego qui, lui piegherà qui. Se vado qui, piegherà qui. Ecco. Una piccola curva la posso fare. Poi lo posso riprendere da qui. Continuare. E poi ancora. Che vedete che poi lui a un certo punto qui si acciacca, quindi non vale per l'acqua. Ecco. Però voi non lo sentite, ma vi assicuro che è molto facile, ci vuole poca forza a piegare così con quello lì.
Ecco, adesso chi vorrà potrà farselo, è molto semplice come avete visto, e andrà a completare o quantomeno in più su questi accessori per piegare il ferro, piattine, tondini e via dicendo. Lo metto insieme agli altri. Anche questo sarà un accessorio utile. Arrivederci e grazie.